Siamo andati a vedere chi ha procurato la dottoressa Bonvecchi le mascherine a 37 centesimi, un imprenditore molto conosciuto di Bologna, che fa bene il suo mestiere. Ascoltate Francesca Ronchin, poi c'è una domanda di Sandra Murri a lei. Prima la Ronchin. Questa è l'azienda che a settembre 2020 fornisce alla Regione Marche mascherine a 37 centesimi. Arcuri invece le paga tre volte di più, per un surplus totale di 65 milioni di euro. Come mai questa disparità? Probabilmente è mancato un controllo di quelle che erano state le dinamiche di mercato mutate nei due mesi cruciali di luglio-agosto dell'anno scorso. Cioè, sta dicendo che Arcuri non si era accorto o non era stato informato che nel frattempo il prezzo era sceso delle mascherine? Sì, probabile. Anzi, direi che dovrebbe essere quasi certo. Diciamo, una svista che però non sarebbe dovuta succedere. 65. È costata troppo cara questa svista per poter essere, diciamo, considerata accettabile. Qualcuno ci ha guadagnato in questa operazione, evidente. Qualcuno ha fatto un extra guadagno, l'extra guadagno può essere cinese alla fonte oppure degli intermediari che hanno aggiunto una parte, diciamo, non giustificata dalle dinamiche di mercato di allora. Ma oltre al prezzo c'è un altro problema. Metà della commessa, 50 milioni di mascherine, sono KN95, quindi prive del marchio CE. Queste proprio. Questo è un prodotto che non, per la norma, non può essere utilizzato in ambito sanitario. Non può. Una mascherina che non è marcata CE deve avere scritto nella scatola non sono un dispositivo medico o un dispositivo di protezione individuale. Avrebbero dovuto sequestrarle? Sì. La nostra società a settembre avesse importato questo prodotto così, la dogana le avrebbe sequestrate, giustamente. Però in questo caso non le hanno sequestrate? No, attenzione, se queste qui sono state importate dall'Olanda invece che dalla Cina, queste hanno fatto dogana in Olanda, non l'hanno fatta in Italia, quindi secondo la legge olandese. Una volta che hanno fatto dogana in Olanda sono già sdoganate, quindi a quel punto quando entrano in Italia non fanno più dogana.